Si può dire senza mezzi termini che la Seconda Guerra Mondiale cominciò ben prima del 1939. Alcuni fanno risalire l'inizio della guerra alla spartizione della Cecoslovacchia, altri invece la fanno risalire all'invasione italiana dell'Etiopia. Ebbene, l'Italia ha sicuramente contribuito a creare un clima di tensione in quello che era il mondo delle relazioni internazionali dell'epoca. L'Italia e il regime fascista si avventarono contro diversi paesi che poco potevano contro di essi. Tra questi abbiamo l'Albania, l'Etiopia, la Jugoslavia. Tuttavia c'è un paese che non viene quasi mai discusso all'interno delle mire espansionistiche italiane. Questo paese, oltretutto, è uno dei paesi forse meno discussi al mondo. Stiamo parlando di San Marino. Perché Mussolini non invase San Marino? Durante i due decenni precedenti l'inizio ufficiale della Seconda Guerra Mondiale, San Marino venne retto da Giuliano Gozzi, segretario di Stato per gli affari esteri. Era praticamente il reggente di San Marino. Per Gozzi l'ascesa del fascismo in Italia rappresentava una sfida e anche un'opportunità. Gozzi era un uomo pragmatico, ma era anche un uomo ambizioso. Gozzi vide in Mussolini un esempio a cui ispirarsi e anche forse un punto di svolta per la storia del piccolo Stato italiano. Da un lato, Gozzi era consapevole dei rischi per l'antica indipendenza di San Marino, ma Gozzi scelse comunque la via diplomatica e cercò di intessere una fitta rete di relazioni tra i gerarchi fascisti e l'establishment locale del piccolo stato. Gozzi riuscì ad arrivare fino al duce e riuscì a barcamenarsi al fine di mantenere l'indipendenza del suo paese. Gozzi voleva proporre San Marino come un esempio del fascismo che poteva essere applicato spontaneamente a una piccola repubblica e quindi un modello vincente. Sotto la guida di Gozzi, San Marino si avvicinò sempre più ideologicamente al fascismo. Venne fondato il Partito Fascista Sammarinese, vennero introdotti il saluto romano e avviati grandi progetti per la modernizzazione, come la costruzione di infrastrutture. Mussolini da parte sua apprezzò la lealtà di San Marino in quel momento e quindi garantì al piccolo stato sia sostegno economico sia la possibilità di autonomia. San Marino divenne una sorta di laboratorio del fascismo, un modo per dimostrare al mondo che il fascismo poteva adattarsi anche a un tipo di politica diverso e a un sistema diverso. Tuttavia questo allineamento al fascismo non rappresentò qualcosa che venne accettato da tutti. Anzi, la sinistra sammarinese fu ostile a Gozzi, specialmente perché Gozzi aveva barattato la libertà del proprio paese al posto della stabilità e alla promessa di non essere invasi dall'Italia. È chiaro che Gozzi poi ne avrebbe pagato le conseguenze. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, quando le forze alleate stavano risalendo l'Italia, San Marino fu anch'essa bombardata e a nulla valse la propria dichiarazione di neutralità. A seguito della caduta del fascismo, Gozzi fu infine costretto a lasciare il paese e andare in esilio. La sua eredità politica rimane controversa. Da un lato riuscì a preservare l'indipendenza di San Marino durante un periodo difficile. Dall'altro legò il destino del piccolo stato a un regime autoritario e repressivo come quello di Benito Mussolini. Alla stessa maniera però, per Mussolini, invadere San Marino rappresentava forse più una noia che non un vero e proprio guadagno. Per gli italiani San Marino ha sempre rappresentato una sorta di regime autonomo e indipendente. Allo stesso tempo, invadere San Marino non avrebbe portato alcun beneficio al duce. Si trattava di un piccolo paese che non aveva alcuna risorsa e al tempo stesso invaderlo significava ottenere la disapprovazione e l'odio di tutta la comunità internazionale che esisteva all'epoca. Quindi perché avrebbe dovuto farlo? La storia di San Marino durante la Seconda Guerra Mondiale è vista attraverso la figura di Giuliano Gozzi. Ci offre uno spaccato interessante di come un piccolo stato abbia cercato di sopravvivere in un'epoca di grandi sconvolgimenti politici, scegliendo la via del compromesso e dell'adattamento. Questa è una storia che ci mette di fronte all'importanza della libertà e all'importanza dell'essere realisti e pragmatici in politica. Sicuramente Mussolini non avrebbe invaso San Marino, ma Gozzi non ne poteva essere sicuro e quindi al fine di garantire l'indipendenza del suo paese ha dovuto vendere il proprio paese al diavolo. Per oggi è tutto. Se c'è una storia che volete che io racconti, per favore scrivetela nei commenti o mandatemi un messaggio e ci vediamo con la prossima storia. Ciao!